Atleti, dirigenti, tecnici, ma anche tanti amici erano in più di 400 domenica mattina all'interno della palestra al coperto del Moreno Martini per la festa di Natale dell'Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca. Una tradizione ormai consolidata per scambiarsi gli auguri delle feste di fine anno, per tracciare un bilancio della stagione trascorsa, ma anche per parlare del futuro. Tra i protagonisti della giornata infatti spiccavano alcuni dei nuovi arrivi, lo specialista del triplo Jan Luxa, il saltatore in alto Lorenzo Carlone, il mezzofondista Walter Fauci e il giavellottista Livio Mastrangelo. Tutti entusiasti del progetto proposto loro dal direttore tecnico Matteo Martinelli. Tra i nuovi arrivi per la prossima stagione c'è Walter Fauci, un mezzofondista. Walter, ci spieghi un pochino meglio quali sono le tue caratteristiche, quali sono le specialità in cui insomma ti piace di più gareggiare? Beh, allora, innanzitutto la mia specialità sono i 5.000 metri. Sui 5.000 metri mi sono specializzato soprattutto nell'ultimo anno ed è la gara che voglio insomma portare avanti per il mio futuro, anche se sicuramente non disdegnerò di fare anche 1.500 metri perché mi daranno la velocità proprio per i finali di gara dei 5.000. A livello di prestazioni, insomma, l'obiettivo per la prossima stagione magari è fare qualche primato personale, come sei messo? Assolutamente, anche perché 5.000 metri appunto ho approcciato nell'ultimo anno e ho fatto un piccolo miglioramento, ma quest'anno voglio insomma calare molto perché diciamo ho solo calato 3 secondi rispetto all'ultimo anno, quindi ho bisogno assolutamente di fare il personale. Un'ultima cosa, Walter, il progetto Virtus, perché hai accettato? Ho accettato subito quando il direttore tecnico Matteo Martinelli mi ha chiamato al telefono, mi ha trasmesso una voglia di fare atletica veramente che non sentivo da molto tempo, mi ha trasmesso una voglia insomma di divertimento, di fare atletica, di correre il più forte possibile per Lucca. Livio Mastrangelo, altro nuovo acquisto della Virtus, giavellottista con un personale di? 61 metri e 42 centimetri. Senti, un po' le tue caratteristiche, vabbè, giavellottista deve lanciare il giavellotto più lontano ovviamente di tutti gli altri, però se dovessimo dire un po' quali sono le tue caratteristiche, la tecnica, la forza, la velocità? Allora, sicuramente il punto centrale di ogni giavellottista è la tecnica, però io sfrutto molto la velocità che madre natura mi ha donato e la forza che insomma ho costruito negli anni in cui ho fatto questo sport. Lo sai che anche qua alla Virtus, insomma, come tradizione dal punto di vista del giavellotto si va forte? Sì, me ne hanno già parlato, anche perché ho Roberto, mio caro amico, che già gareggia per voi e quindi già sapevo. Senti, perché hai sposato questo progetto? Sono stato contattato dal CT, Matteo Martinetti, che probabilmente ha visto qualcosa in me che magari porterà qualcosa a questa società e quindi spero di fare il meglio che posso è portare in alto il vostro nome e magari anche il mio. Non ti ho chiesto l'ultima cosa, da quale società arrivi? Io arrivo dall'Idea Atletica Aurora di Battipaglia. Sei cresciuto lì e quindi sei sempre rimasto lì? Sì, da quando ero piccolo, dai primi passi in questo sport fino adesso ho sempre fatto pratica lì con il mio ex tecnico che è Elio Cannalonga e ora invece mi alleno a Terni per motivi universitari. In bocca al lupo, eh? Crepi! Fra i nuovi arrivi anche uno specialista nel salto triplo, Jan Luxa. Quali sono un po' le tue caratteristiche, Jan? Sì, ok, sono alto 1,91, peso 83 kg, ho 21 anni, arrivo da Slovenia, comunque ce l'ho doppia cittadinanza, sono italiano e sloveno. Sì, Questo tuo fisico ti aiuta nel salto triplo, eh? Sì, abbastanza sì, perché il triplo penso che è importante che sei alto, che sei anche forte, perché comunque lunghe gambe è meglio, no? Qual è il tuo record? Il mio record regolare 16,23, quest'anno ho anche saltato un bel salto ventoso, ho saltato 16,73. Perché hai deciso di venire alla Virtus? Come ti ha convinto il direttore tecnico Martinelli? Prima abbiamo cercato la società, prima mi ha detto Paolo della Virtus e poi ho parlato anche con Marcel, che lui già fa parte della Virtus per un bel po' di tempo e mi ha parlato molto bene di loro, quindi poi dopo abbiamo chiamato Matteo e poi dopo abbiamo deciso di andare qua. In bocca al lupo per la stagione. Grazie mille.
Salto in alto, Lorenzo Carlone, raccontaci un po' delle tue caratteristiche, quanti anni hai e da dove arrivi innanzitutto? Ho 21 anni, arrivo originario di Rieti, adesso mi alleno a Rimini con Giulio Ciotti e niente, le mie caratteristiche devo dire che non te le so dire precisamente, sono un po' nano per fare salti in alto, quindi direi che è un po' svantaggiante come cosa, però vuol dire che sei esplosivo, come si suol dire. Diciamo che la mia caratteristica è non mollare mai, quella è la cosa principale, è un sogno che porto avanti da quando ho iniziato atletica, da 3 anni, e quindi me lo porterò avanti ancora a lungo, e finché non raggiungerò quello lì che mi sono prefissato sarò qua sopra questo campo fino alla morte. Ci vuole anche tanta concentrazione nel salto in alto, no? C'è anche questo, perché c'è la tecnica che va messa in atto in quel gesto. Sì, molta concentrazione, molta tecnica, è tutto lì la cosa, soprattutto la tecnica, perché mi sono reso conto che senza quella è difficile saltare. Io ho fatto 2 metri d'allievo, adesso sono 4 anni più grande e mi sono migliorato solo di 4 centimetri perché tecnicamente non sono ancora preparato. Le qualità le ho, sono convinto di averle, devo solo migliorare quello, e per questo motivo sono andato ad allenarmi con Ciotti, che è uno dei migliori in Italia, anche al di fuori su questo. Ti faccio un'ultima domanda, il progetto Virtus, magari insomma hai avuto anche altre occasioni, perché hai scelto la Virtus Lucca? Allora ti dico, con Matteo c'è stata subito una grande empatia, perché l'ho conosciuto tramite Michele Speri, un ex saltatore in alto, e mi ha consigliato di venire qui perché è una grande famiglia. Io mi sono reso conto comunque che è veramente così, con Matteo mi sono trovato benissimo e anche questo ambiente è veramente favoloso, e quindi veramente sono stracontento. Presidente, alle sue spalle c'è uno scorcio bellissimo in questa giornata di festa, più di 400 persone, questo è un po' il simbolo di che cosa significa la Virtus Lucca. Sì, sì, è vero, sinceramente non me l'aspettavo, perché i primi giorni eravamo un pochettino, sembrava di essere in difficoltà. Poi negli ultimi giorni si è scatenato proprio diciamo, un numero enorme. Devo ringraziare chi ha fatto l'allestimento della palestra, diciamo, perché è una cosa veramente bellissima, meravigliosa, studiata proprio in tutti i particolari. Che 2018 si aspetta, Presidente? 2018... me lo aspetto fortunoso, nel senso che si dovrebbe arrivare a partire, meno stando alla stampa, a rifacimento della pista, e questo sarebbe già una partenza a mio favore, nel senso che a primo impegno da presidente mi troverei con la pista fatta. E poi naturalmente sempre curando il settore giovanile, che sta veramente fortificandosi in tutti i suoi elementi, sia maschile che femminile, ci impegneremo affinché con le nostre forze si possa ritornare dove eravamo, cioè in Serie A Oro, senza farsi diciamo così, senza mettersi un chiodo, il famoso chiodo fisso. Però si prova, se ce la facciamo bene, se non ce la facciamo la rimandiamo al 2019. Finora abbiamo parlato con i nuovi acquisti, Nicola Vizzoni non lo è in questo momento per la Virtus. Senti, innanzitutto un bilancio di questa stagione, poteva andare meglio, sei ampiamente soddisfatto? Ma no, anche io mi ritengo ancora un nuovo acquisto, anche perché è un anno che faccio parte effettivamente di questa famiglia della Virtus. No, un bilancio positivo, comunque sia ci siamo difesi bene alla finale ad Agropoli, ci sono penso delle grosse novità per il prossimo anno e come squadra, e perciò è un bilancio positivo, soprattutto poi vedere tanti ragazzi qua vuol dire che la società sta lavorando bene sul territorio. Ci sono tanti progetti in atto, anche con i lanciatori che domenica sono venuti al centro CONI di Tirreno a allenarsi con i tecnici della nazionale, una giornata importante per cercare di stimolare i giovani a avvicinarsi ancora di più alla pratica di questo sport che, vabbè, detto da me è un po' di parte, però è bellissimo. Senti, ma puoi fare un po' da testimonial per questo famoso progetto
del rifacimento del campo, del campo Martini, della pista di atletica, perché insomma tu un po' sei conosciuto, quindi davvero potresti essere il testimonial per questo progetto. Ma sicuramente abbiamo bisogno di impianti, come Federazione Atletica Leggera sempre all'avanguardia, perché veramente a volte veniamo criticati per via dei risultati della squadra assoluta ai campionati del mondo, Olimpiadi, ma dobbiamo anche capire alcune situazioni dove noi ci alleniamo. Lucca è un impianto importante, ha ospitato tantissime gare sia a livello regionale ma anche a livello nazionale, con la finale dei campionati invernali Lanci, tante altre finali dei campionati di società. È un punto di riferimento importante, anche poi essendo un centro dell'Italia con l'aeroporto vicino, strutture alberghiere veramente molto ricettive. Perciò ecco, io penso che possa dare uno slancio ancora di più alla città di Lucca. Marcel, tu non sei un nuovo acquisto, anche la prossima stagione comunque la farai con le Fiamme Oro, ma una mano alla Virtus? Beh sì, sicuramente io faccio sempre parte di questa grande squadra, di questa grande famiglia. Sì, vestirò la maglia delle Fiamme Oro per le altre competizioni, ma due competizioni molto importanti le farò con la maglia della Virtus Lucca, ovviamente dando sempre il massimo per far salire bene questa squadra. Un voto al tuo 2017, Marcel? Meno due. È stata una stagione molto difficile, era partita abbastanza bene, ho fatto due gare sopra gli 8 metri, ai campionati europei è andata come è andata, dopodiché è iniziato un calvario tra problemini e problemetti che mi hanno costretto a non fare neanche iniziare la stagione 2017. Speriamo il 2018 sia molto più fortunato. Ci vuole un pizzico di fortuna, no? Assolutamente sì, io di fortuna ultimamente ne ho vista davvero poca, però un po' sì, bisogna avere costanza, lavorare bene, riuscire ad avere una struttura intorno che ti aiuta per lavorare, e poi un pizzico di fortuna ci vuole sempre. Un'ultima cosa, Jan prima ci ha detto, anche grazie a Marcel ho deciso di venire alla Virtus, perché insomma tu la consideri una famiglia. Sì, esattamente, lui mi ha chiesto di valutare cosa, di consigliargli un po' quale squadra scegliere, io gli ho detto un po' guarda, questo è così così, se viene alla Virtus sai che è una squadra, una famiglia, ti accoglie a braccia aperte, qualsiasi cosa hai bisogno ti aiuta, e l'ho convinto ad arrivare qua, credo in lui, può fare grandi cose, quindi speriamo bene. In bocca al lupo davvero per il 2018. Crepi, grazie mille. Con il direttore tecnico dell'Atletica Virtus, Matteo Martinelli, abbiamo conosciuto tanti nuovi atleti, hanno detto il progetto ci è piaciuto anche grazie a Matteo Martinelli. Ma è il progetto della Virtus, è il progetto che porto avanti da anni, che la società mi ha rinnovato la fiducia nel mio ruolo di direttore tecnico, e con l'entusiasmo e la passione che mi contraddistingue e che cerco sempre di mettere a disposizione della società, ho cercato di fare al meglio il compito che mi è stato affidato. C'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di far bene, e poi sarà come sempre la pista ed il campo a parlare. Che differenza sostanziale potrebbe esserci rispetto alla stagione 2017? Ma la differenza sostanziale è, aspettiamo il Consiglio federale del 21 di dicembre e ci potrebbe essere una bellissima sorpresa, e vediamo delle possibilità non preventivate per il 2018. Noi puntiamo alla Serie Oro e molto probabilmente ci potremmo ritrovare in Serie Oro, e vogliamo andarci, se ci andremo, potendo mantenere la categoria. Un'ultima cosa, Matteo, perché un commento a questa splendida palestra affollatissima. Ma è fantastico, è un numero record per noi, mai prima d'ora avevamo avuto tante così persone, è una giornata meravigliosa, faticosissima ma meravigliosa, ed un grazie a tutti i presenti, questa è l'Atletica Virtus Lucca.